Anticipazioni Beautiful, trama puntate, dal 7 al 13 giugno 2021. Liam e Hope si sposano. Lunedì 7 giugno 2021. Carter, dopo il mancato matrimonio di Zoe con Thomas, prega la ragazza di non scoraggiarsi. Verrà il giorno in cui convolerà a nozze con la persona giusta. La modella, piangendo, dice di aver creduto con tutta se stessa nei sentimenti di Thomas per lei. Steph, intanto, si prende cura di Douglas, spaventato al sol pensiero che il papà possa abbandonarlo per sempre. Lei lo tranquillizza, ritenendo con forza che Thomas sia un buon padre, che però ha smarrito la strada. Ora ci saranno Liam e Hope a prendersi cura di lui. Ridge chiede perdono a Brooke, mentre Hope ringrazia la sorellastra per averle detto tutta la verità. Sono una vera famiglia. E a guadagnarci tanto sono soprattutto i bambini. Poi, rivolgendosi a Douglas, gli promette che un giorno il padre tornerà, dolce e premuroso, come lo era una volta. Brooke si complimenta con la figlia, fiera per come ha affrontato con coraggio tutta la situazione. Non solo ha salvato Zoe, che stava per sposare un uomo non innamorato di lei, ma anche il piccolo Douglas, che ha tutto il diritto di crescere in assoluta serenità. Martedì 8 giugno 2021. Brooke ringrazia Steffi, agito facendo in modo che Liam e Hope ritrovassero la serenità perduta. Steffi ammette di sentirsi abbastanza forte per affrontare la propria vita con Kelly, qualsiasi cosa dovesse accadere. Brooke, prima di lasciarla, vuole sapere cosa intendeva quando Hope ha detto che lei è stata sincera. La Forester le parla del bacio dato a Liam, momento di intimità forzato da Thomas. Brooke accetta la verità e la lascia sola con Ridge. Steffi ripete al padre di non essere gelosa della felicità di Liam e Hope. L'uomo, dal canto suo, spera di recuperare finalmente terreno con Brooke. Allo chalet, Hope trova una bellissima sorpresa da parte di Douglas e Liam. Il piccolo chiede alla mamma di sposare subito lo Spencer, in quanto vuole vederla felice, con il giusto marito al proprio fianco. Liam crede che potrebbero organizzare una piccola cerimonia simbolica e poi preoccuparsi dei documenti e della burocrazia in un secondo momento, in modo da godersi appieno gli istanti unici che stanno vivendo. Hope, al settimo cielo, abbraccia il bambino. Mercoledì 9 giugno 2021. Hope crede che non ci sia niente di più bello che scambiare i voti con la famiglia, per la quale ha dovuto lottare fino alla fine. Poi, rivolgendosi al piccolo, spiega che c'è solo un piccolo problema: manca un officiante per il rito nuziale. Il piccolo risponde che sarà lui a dichiararli marito e moglie. Hope corre nell'altra stanza per cambiarsi, mentre Liam prende da parte Douglas per assicurarsi che tutto vada bene. Se ha bisogno di parlare di Thomas, deve farlo senza problemi. Hope rientra e lo Spencer fa partire la marcia nuziale. Douglas dà il benvenuto ai presenti, compresa Beth, che si trova nel seggiolone, felice e sorridente. Poi il bambino dà il via alla cerimonia, chiedendo agli sposi di pronunciare i voti. Liam è grato e orgoglioso di poter diventare il marito di una donna bellissima e straordinaria. Hope ammette che non poteva avere al proprio fianco persona migliore dello Spencer. Douglas aggiunge che sia lui che Beth sono contentissimi di averli come genitori e che d'ora in avanti mangeranno sempre le verdure senza protestare. Giovedì 10 giugno 2021. Hope e Liam diventano marito e moglie attraverso una cerimonia simbolica voluta da Douglas. Bill è alla Spencer, perso nelle sue fantasticherie, tutte rivolte verso Brooke. Wyatt lo riporta con i piedi per terra per raccontargli quanto accaduto durante il matrimonio di Thomas e Zoe. Lo Spencer è felice che sia accaduto tutto questo. Douglas è uno Spencer e un bambino forte.
e presto si riprenderà dallo shock. Ridge bussa alla porta di Brooke per scusarsi con lei e sancire definitivamente la pace. Le promette che non dubiterà più di lei. I due stanno per baciarsi quando a un tratto squilla il telefono. Brooke non vuole rispondere, ma lui la invita a farlo. Ridge si allontana e, preso il cellulare, la donna si accorge che dall'altra parte del cavo c'è il cognato. Dice di averla contattata in quanto ha bisogno di chiarirsi riguardo al bacio che si sono scambiati. Secondo lei non c'è niente più da dire, devono solo provare a dimenticare, in segno di rispetto verso Katie e Ridge. Brooke riaggancia e si abbandona completamente a Ridge, che le sorride felice. Venerdì 11 giugno 2021. Ridge dichiara a Brooke amore eterno e torna a scusarsi con lei per non averle dato fiducia quando voleva solo metterlo in guardia da Thomas. Brooke poi lo mette al corrente della cerimonia simbolica di Hope e Liam. Poi gli chiede di Shauna, ma lui afferma che nel suo cuore c'è spazio solo per Brooke Logan. Intanto a Villa Forrester, Quinn racconta a Shauna quanto accaduto durante la cerimonia della sera prima a Villa Forrester. La Fulton, spaventata, si convince di aver perso tutte le chance con Ridge. Brooke aveva ragione su Thomas e per questo quei due non hanno più motivo di stare separati. A un tratto però caccia il cellulare dalla borsa e mostra alla Fuller un video in cui si vedono chiaramente Brooke e Bill baciarsi la sera prima del mancato matrimonio di Thomas e Zoe. Quinn non riesce a credere ai suoi occhi, mentre Shauna sembra non darci troppo peso. La Fuller la invita a insistere, Ridge deve sapere tutto. Bill è con Katie, deciso a trovare una soluzione che possa aiutare concretamente la povera Sally Spectra. Sabato 12 giugno 2021. Bill apprezza il gesto fatto da Ridge riguardo a Sally, ovvero tenerla a lavorare alla Forest Creation. Inoltre non perde tempo per lodare Katie. Rimasto solo però, pensa e ripensa alla cognata. Sally e Wyatt fanno colazione. La ragazza è molto debole e non riesce a mangiare. A un tratto riceve un messaggio da parte della dottoressa Escobar che la invita a recarsi in studio da lei quanto prima. Wyatt nota che Sally è molto a disagio e la invita a parlare se c'è qualcosa che non va e a non tenersi tutto dentro. Le dice di stare benissimo e di essere felicissima di vivere nuovamente con lui. Rimasta sola, la Spectra risponde alle chiamate insistenti della dottoressa, la quale ha bisogno di vederla subito. Sally, infastidita e stizzita, non vuole vederla. Le fa presente di non aver bisogno di nessuno, tantomeno di una life coach. È un medico e deve comportarsi con professionalità, senza insistere. Pertanto chiude frettolosamente la telefonata, pregandola di non disturbarla più. Katie intanto si complimenta con la sorella per la sua riconciliazione con Ridge. Domenica 13 giugno 2021. Wyatt e Flo si incontrano. La giovane si congratula con il suo amato per come sta aiutando Sally negli ultimi suoi istanti di vita. Nel frattempo la dottoressa Escobar, decisa a non arrendersi, si presenta alla porta della casa di Wyatt. Sally apre ed è costretta a confessare al giovane Spencer di essere in fin di vita. Quinn invece è al settimo cielo. Quel bacio è la prova che Brooke tradisce Ridge e che il loro matrimonio non ha ragione d'esistere. Shauna ammette che non si sarebbe mai aspettata di assistere a un momento di intimità di tale portata. La Fuller spinge l'amica a sbugiardare la Logan, ma la Fulton non se la sente. È spaventata e contrariata all'idea, si versa da bere. Quinn così ne approfitta per impressionarsi del filmato. La Fulton si perde questo prezioso passaggio e decide di cancellare il video. Non è giusto che vada in giro, sia per Katie che per Ridge. Precisa che allo stilista vuole un bene enorme e non intende farlo soffrire. Rimasta sola, la Fuller riprende il suddetto video e lo guarda compiaciuta, pregustando il declino della Logan. Anticipazioni Beautiful, puntata americane.
Hope e Liam ritornano insieme. Shauna si finge l'amante di Carter. Quel che accadrà nei prossimi appuntamenti in onda sulla CBC è pronto a lasciarci senza fiato. Hope perdonerà Liam dopo il tradimento con Steffi. La giovane riaccoglierà il marito a casa, ignorando un suo scottante segreto. Nel frattempo Shauna, per proteggere Quinn, fingerà di fronte a Zoe di essere stata a letto con Carter. Brooke e Paris, intanto, inviteranno la Buckingham a non dare troppa fiducia alla designer. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Hope perdona Liam. Uno scottante segreto, però, potrebbe dividerli di nuovo. Buone notizie in arrivo per la coppia formata da Liam e Hope. I due ritroveranno il sereno dopo le nubi addensatesi sul loro matrimonio, a seguito della brutta scoperta fatta dalla Logan. Quest'ultima, come vi abbiamo già spoilerato, scoprirà che lo Spencer e Steffi si sono abbandonati alla passione. Liam, infatti, tradirà Hope dopo averla vista baciare Thomas. In realtà emergerà che la giovane non abbia affatto avuto un momento intimo con lo stilista. Quest'ultimo, ossessionato da lei, stava baciando, all'arrivo del figlio di Bill, un manichino somigliante ad Hope. Dopo poche settimane, Steffi scoprirà di essere in dolce attesa e il bambino, all'inizio, a causa delle macchinazioni di Vinny, verrà fatto passare per il figlio di Liam e non del nuovo compagno di Steffi, il dottor John Finnegan. Quando finalmente tutta la verità verrà a galla, Hope deciderà di dare un'ultima chance al suo amato. Peccato però che proprio quando tutto sembrerà andare a buon fine per loro, ecco che il giovane Spencer urterà con la propria macchina l'amico di Thomas, provocandole la morte sul colpo. Dopo aver perso i sensi di fronte alla vista della dipartita del giovane, Liam si risveglierà a casa di Bill, che quando il figlio si riprenderà, gli consiglierà di non parlare a nessuno dell'accaduto. Il vice capo della polizia Baker, però, inizierà a indagare su Liam. Gli dirà a chiare lettere di ritenerlo tra i possibili indiziati per l'omicidio del Walker, dato che, manomettendo il test di paternità del bambino di Steffi, aveva in qualche modo scombussolato la vita delle due donne più importanti della sua vita. La polizia dunque non riterrà affatto accidentale la morte del ragazzo. Nel frattempo però gli spoiler annunciano che Liam riuscirà a riappacificarsi con Hope, che lo riaccoglierà tra le sue braccia, inconsapevole dello scottante segreto che lui e Bill celano gelosamente. Liam inoltre apparirà molto strano e irrequieto agli occhi della sua amata. E i sensi di colpa non gli daranno pace. Sua moglie scambierà il suo malessere per la vergogna di averla ancora una volta tradita con Steffi. E per questo motivo lo pregherà di andare avanti e di gettare nel dimenticatoio tutti i dispiaceri. Lungo queste premesse, la ritrovata serenità matrimoniale della coppia per quanto tempo durerà? Vedremo. I colpi di scena in una soap come Beautiful sono sempre dietro l'angolo. Anticipazioni Beautiful, puntata americane. Zoe scopre il tradimento di Carter. Shauna, per salvare Quinn, racconta una bugia alla Buckingham. In un nostro precedente video vi abbiamo parlato del tentativo che farà Zoe Buckingham per ricongiungersi con Carter. La modella, ascoltando i consigli di Brooke e Ridge, che la inviteranno a far pace con l'avvocato senza la mediazione di Quinn Fuller, si recherà nel loft del legale, sperando di fargli una gradita sorpresa. In quel mentre, l'uomo e la designer si staranno abbandonando, però, alla passione. Quando Quinn sentirà la porta della camera da letto spalancarsi, all'improvviso si rifugierà sotto al letto. Zoe, sconvolta, noterà la stanza sotto sopra, nonché abiti femminili sparsi qua e là e una giacca. Inoltre scoppierà a piangere quando vedrà il Walton completamente svestito. Quinn farà in tempo a nascondersi, ma alla figlia di Reese non sfuggirà che il suo amato, dopo la proposta di matrimonio di qualche settimana prima, non ci abbia messo molto a dimenticarsi di lei. Furiosa,
inizierà a cercare l'amante di Carter nell'appartamento, ma non baderà a sbirciare sotto al letto. Con il cuore ridotto in frantumi, Zoe si recherà poi da Eric, Brooke e Ridge, ai quali non esiterà a svelare l'imbarazzante scoperta fatta. Nel frattempo, Quinn e Carter decideranno di prendersi del tempo per riflettere. Analizzeranno con attenzione quanto accaduto tra loro, affermando con forza di non essere pronti a buttare le loro rispettive love story all'aria per un fuoco di paglia. La Fuller infatti ammetterà di non riuscire a fare a meno di non pensare al patriarca, mentre Carter apprezzerà il fatto che Zoe, dopo la chimica nata con Zende, sia ritornata sui suoi passi. Il fatto di essere quasi stati scoperti però provocherà un certo disagio in entrambi. Nei giorni a venire infatti mostreranno entrambi un certo imbarazzo quando si incroceranno per i corridoi della Forrester Creation. Eric intanto, dopo aver trattato con freddezza la moglie, rea di aver quasi provocato la fine del matrimonio di Brooke e Ridge, servendosi di Shauna, comincerà a cambiare atteggiamento e si mostrerà molto interessato a lei. La Logan, quando scoprirà le intenzioni del suo ex, ovvero salvare la sua unione con la Fuller, non prenderà affatto bene la notizia, consigliandogli vivamente di rivedere la sua decisione. Nel frattempo Zoe farà di tutto per cercare l'amante di Carter e non farà che pensare alla famosa giacca avvistata nel loft. Un giorno Shauna e Quinn staranno parlando dell'accaduto quando la Buckingham, entrata in ufficio, noterà il suddetto capo d'abbigliamento su una sedia. La Fulton, per salvare la sua amica, fingerà di essere stata a letto con Carter, precisando alla ragazza che si è trattata solo di un'avventura, di puro divertimento. Zoe reagirà molto male, ma poi, confortata dalla Fuller, si riprenderà subito. Dirà che Carter e Shauna, in effetti, non possono definirsi coinvolti sentimentalmente. Dunque, tra loro, non ci sarà mai seguito. Trascorsi alcuni giorni, Zoe racconterà l'accaduto alla sorella Paris, la quale inizierà a lavorare per la Maison e comincerà una bellissima frequentazione con Zende, il figlio di Christine Forrester. Come ritenuto da Brooke, anche la ragazza consiglierà alla sorella di distaccarsi dalla Fuller. Carter, nel frattempo, pur provando dei sentimenti sinceri per la Buckingham, continuerà ad avvertire una forte connessione verso Quinn. Tuttavia, farà il tifo per il matrimonio della donna e di Eric, speranzoso verso un happy end. Ulteriori spoiler però indicano che le cose, anziché migliorare, peggioreranno di colpo. Dimenticare la reciproca attrazione sarà per i protagonisti di questa storyline più difficile del previsto. E alla madre di Flo spetteranno altre mosse coraggiose per proteggere la sua amica. Infine, stando a quanto vi abbiamo già svelato, Chiara Barnes, l'interprete di Zoe, è destinata a lasciare Beautiful. La giovane apparirà sulla CBC fino all'inizio luglio 2021. Al momento non si sa se gli autori opteranno per un recast del ruolo del suo personaggio o se invece propenderanno per un addio definitivo. Forse la modella scoprirà il tradimento e deciderà di lasciare per sempre Los Angeles? Oppure verrà scelto un nuovo volto e continueremo a vederla nel cast? È tutto da scoprire. Alle prossime su Cose Anteprime. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.